questo flusso della pedogenesi ed abbiamo visto anche un pochino il ciclo. Ora poi li vedremo più nel dettaglio tutte le varie fasi. Comunque, un fattore molto importante che condiziona la formazione poi di un terreno è il paragrafo che dobbiamo affrontare ora, cioè la perdita di questi composti minerali solubili. E perdere i composti minerali solubili, abbiamo detto che questi composti ci servono allo sviluppo dei microrganismi delle piante, quindi rappresentano la fertilità di un terreno, e quindi se noi andiamo a perderli, vuol dire andare a perdere fertilità del terreno, e questa è una cosa assolutamente da evitare. E poi, oltre alla perdita di fertilità del terreno, abbiamo anche, altro fattore da non sottovalutare, un inquinamento, perché se si perdono da qualche parte vanno a finire questi composti minerali solubili. E non è detto che sempre siano sostanze positive, soprattutto per le falde acquifere, per i corsi d'acqua, per tutti gli organismi che vivono nell'acqua e così via. Quindi noi dobbiamo cercare di perderne il meno possibile, però purtroppo la perdita avviene. E naturalmente vi dice composti minerali solubili che si sono formati al termine del flusso della pedogenesi, che si è appena vista, possono essere in parte persi in seguito a due processi che si verificano, vi dice, in particolari situazioni. La prima è quella dell'erosione superficiale, quindi con le piogge molto intense, terreni in pendenza, l'acqua non viene assorbita dal terreno, inizia a scorrere superficialmente e porta via lo strato superficiale di terreno. Naturalmente, portando via lo strato superficiale del terreno, non porta via soltanto le particelle del terreno, ma vedete, vi parla di depauperamento delle sostanze organiche. Depauperamento vuol dire perdita, impoverimento. E naturalmente di tutti i composti nutritivi che si erano già mineralizzati da questa sostanza organica che si trovano nei primi centimetri del suolo. E ricordate, i primi strati del suolo, quindi i primi centimetri, 10-20, sono quelli più fertili. Cioè, se voi andate a 1,5 m, 2 metri, 3 metri, trovate, sì, sempre può esserci terreno, se non trovate roccia, ma questo terreno praticamente è sterile. Quindi non ospita microrganismi, non c'è ciclo della sostanza organica, non ci sono composti minerali solubili. Di conseguenza è un terreno che non può ospitare nessuna pianta. Quindi ricordate che la fertilità è in superficie. Quindi se perdiamo gli strati superficiali del terreno, perdiamo gran parte della nostra fertilità del terreno. Naturalmente, vi dice, i terreni più soggetti all'erosione sono soprattutto quelli che presentano scarsa coesione e naturalmente una certa pendenza. Scarsa coesione vuol dire che le particelle non si aggregano fra loro. Un terreno che non è per niente coeso è il terreno sabbioso. E di conseguenza le particelle, essendo una indipendente dall'altra, quindi senza nessuna relazione, sono facilmente trasportate via da quello che è questo flusso di acqua. Naturalmente anche la pendenza. Maggiore la pendenza, maggiore sarà la velocità che quest'acqua prenderà e naturalmente più è veloce l'acqua, più trasporta via particelle, questo è ovvio. Infatti noi vedremo, poi ci sarà un capitoletto a parte, sulle sistemazioni idrauliche agrarie, che sono appunto sistemazioni per evitare questa erosione quando siamo in collina, oppure per evitare il ristagno idrico quando siamo in pianura. Quindi su cosa si agisce? Si agisce sulla diminuzione o della pendenza oppure la diminuzione della lunghezza del versante. Noi possiamo agire su questi due fenomeni e quindi poi vedremo varie sistemazioni tipo ciglionamento, terrazzamento, alcuni tipi tipo giro-appoggio, poi le vedremo. Comunque agiamo su questi due sistemi in modo che l'acqua non prenda velocità, perché se l'acqua scorre lentamente, si muove lentamente, non ha questo effetto trascinamento sulle particelle di terreno. Naturalmente i più importanti agenti erosivi naturalmente sono l'acqua corrente e il vento. Nelle zone in cui il vento è molto, con una forza veramente elevata, quindi quando si superano i 70-80 km/h, si può arrivare anche a 100-120, allora riesce a trasportare via grandi quantitativi di terreno superficiale. E diciamo la forma classica che si può vedere sono quelle delle dune nel deserto, quindi le dune non sono fisse, ma si spostano a seconda dei venti. E quindi naturalmente il deserto è composto principalmente da sabbia, quindi particelle non coese fra loro, il vento riesce a trasportarle molto bene. Il vento invece agisce molto poco su terreni argillosi, perché vabbè, ora, se poi vengono degli uragani, certo, portano via anche quello, ma sono venti diciamo normali, anche a 70-80 km/h,
non sono in grado di spostare generalmente le particelle d'argilla, perché sono tutte collegate tra loro, specialmente se un po' bagnate, ma in questo momento. Quindi ora sarebbe impossibile portarle via, cioè è impossibile anche lavorarle, perché ci vorrebbero sforzi di trazione immensi, poi vabbè, non sarebbe in terreno in tempra, si farebbe un disastro. L'altro fenomeno con cui noi andiamo a perdere questi composti minerali solubili, quindi oltre all'erosione superficiale, è la lisciviazione, perché si è detto che una parte di acqua comunque dentro il terreno entra, a seconda del tipo di terreno, che tra un po' vedremo, a seconda quindi soprattutto della tessitura, quindi da quale particelle è composto, tra sabbia, legna e argilla, avrà una capacità di infiltrazione più o meno elevata. Naturalmente, entrando all'interno, quest'acqua trascina via, se piove tanto, anche se piove a intensità basse, naturalmente a forza di piovere, quest'acqua ha un effetto trascinamento, ma verso il basso, cioè entra nel terreno e lo trascina verso gli strati più bassi, dove le radici delle piante non possono arrivare. Infatti, dice, viene trasportato in profondità e non sarà quindi più disponibile per l'assorbimento radicale. Quando questa azione diventa prevalente, a causa di un aumento dell'incoerenza del substrato topologico, quindi se voi avete nei primi momenti moltissima sassi, ghiaia, ciottoli, naturalmente sono incoerenti, l'acqua infiltra tantissimo, però se visto che già inizia anche il processo di disgregazione biochimica e chimica, quindi un po' di questi sali si producono, come si è detto non è che vanno a step prima uno con l'altro, ma si sovrappongono. Quindi quando è molto incoerente l'acqua penetra tantissimo, anche intensità molto elevate penetrano e naturalmente vi trascinano tutto via verso il basso. E naturalmente qui abbiamo un'evoluzione, dice, in senso regressivo, cioè un peggioramento di quello che è il nostro futuro terreno, perché se perde tutto, i sali minerali sono quelli che devono far sviluppare le piante e i microrganismi, se non si sviluppano piante e microrganismi è un terreno povero, sterile, che non potrà ospitare nessuna coltura. Questo fenomeno, dice, è dovuto a una riduzione della quantità di colloidi minerali organici, quindi argilla e humus, presenti nel terreno. La causa principale di questa diminuzione è soprattutto la mancata o insufficiente restituzione di sostanza organica al terreno, oltre a un eccessivo sfruttamento del terreno stesso. Quindi, come si è detto, quando noi coltiviamo, queste nostre colture asportano elementi nutritivi, di conseguenza noi portandole via, perché se noi arrivassimo a fine coltura e di un campo di grano reinterriamo tutto, tutta la sostanza organica che aveva assimilato, tutti i sali minerali che aveva assimilato, venga restituita al terreno sotto forma di sostanza organica, che poi verrà degradata dai microrganismi e ritornerebbe lì. Ma noi non vogliamo questo. A un certo punto si va e si raccoglie il grano, quindi buona parte di quello che è stato prodotto viene trasportato via per i nostri utilizzi, quindi produzione di farine, semole e tutto quello che volete produrre. Naturalmente quindi dobbiamo andare a reintegrare con la fertilizzazione, che potrà essere organica, il letame per esempio, oppure chimica, con tutti i fertilizzanti chimici, e vedremo quali sono poi. Quindi dobbiamo andare a rimettere quello che abbiamo asportato, altrimenti a forza di togliere il terreno si impoverisce, poi peggiora perché diventa un circolo vizioso in cui iniziano questi processi di lisciviazione che ci portano sempre più via elementi nutritivi, quindi saranno sempre meno disponibili per le colture seguenti. Tutto ciò vi dice ha come conseguenza una maggiore esposizione all'erosione eolica e idrica degli orizzonti superficiali. Perché se perde coerenza, le particelle iniziano a essere slegate una dall'altra e quindi più facilmente vengono portate via, il che comporta una progressiva degradazione con perdita notevole di fertilità, quindi diventa un terreno che tende a diventare desertico, cioè non può più ospitare nessuna coltura. E quindi purtroppo è un fenomeno che anche questo è un'espansione, perché si è visto che ogni anno si perdono migliaia di ettari, si parlava di miliardi di tonnellate di terreno che poi corrispondono a ettari, migliaia di ettari che perdono fertilità ogni anno a livello mondiale. Iniziamo a vedere quelli che si era visto prima, però più nel dettaglio, quelli che sono i principali fattori della disgregazione fisico-meccanica. Guardiamo quindi, è la partenza del nostro flusso della pedogenesi, è il primo step. Quindi abbiamo la roccia madre, questa roccia madre deve essere disgregata in modo tale che abbia una maggior superficie esposta e così sia attaccata a microrganismi, che poi la decompongono e da questa estraggano questi composti minerali solubili. Perché ricordate, finché i composti minerali, che quindi non sono solubili, sono all'interno di una roccia, sono indisponibili per la pianta. Cioè voi la fertilizzazione non la tenete a farla con sassi,
Eppure il sasso è un minerale, quindi sicuramente gli elementi all'interno ce l'ha. Potrebbe essere anche, per esempio, alcuni sono ricchissimi di potassio, ma finché sono una forma così compatta, non disponibile, la pianta non prende nulla. Cioè, non concimate mica, ho messo tre sassi a quella pianta, l'ho concimata. No, perché naturalmente si devono solubilizzare, quindi si devono degradare. Però se non hanno superficie esposta, non si degradano. Poi si è detto, non è che avviene in 3 giorni questo processo, eh. Si parla centinaia o addirittura migliaia di anni. Quindi se concimate con sasso, forse tra qualche migliaia d'anni abbiamo questo utilizzo degli elementi, ma la pianta ne ha bisogno prima perché non ha un ciclo vitale migliaia di anni. Allora, guardiamo questi fattori. Il primo è l'acqua corrente. L'acqua corrente svolge 3 azioni diverse. La prima è l'erosione delle rocce, naturalmente che si dice situata nel tratto più a monte del corso d'acqua, dove questo scorre più impetuoso. Perché generalmente le sorgenti, cioè, si trovano su dei rilievi. Quindi la prima parte è il corso d'acqua, l'albero è molto ristretto del fiume, però la pendenza è molto elevata, quindi scorre con una certa velocità. E abbiamo detto che l'erosione è tanto maggiore la velocità con cui scorre quest'acqua. Quindi all'inizio, verso la sorgente, quindi questi torrenti, fiumi, quelli che sono, scorrono in maniera piuttosto veloce, quindi hanno anche una forte. Creano una forte erosione su quello che trovano. E vi dice, questa azione consiste nell'asportazione graduale di parti di roccia. Infatti, se voi andate a vedere i sassi che trovate vicino all'albero del fiume, non sono mai sassi appuntiti, ma sono sempre sassi arrotondati, no, ma non perché la formazione è quella, ma perché con il tempo lo scorrimento dell'acqua ha fatto sì che questi fossero consumati e diventassero tondeggianti, tutto lì. Naturalmente, una volta che hanno disgregato queste particelle con questi fenomeni erosivi, le trasportano verso valle e questi si chiamano ora detriti. Quindi questi detriti, quindi particelle molto più piccoline, non è che vi portano la roccia madre intera a valle, vi portano particelle di questa roccia madre che prende il nome di detriti. E questi detriti, vedete, sono ciottoli, ghiaia e materiale più fine che vengono erosi dalle rocce poste a monte. Quindi questo primo passo, l'erosione, ci forma questi detriti. E poi l'ultimo è quello che vi dicevo ora, che è la levigazione delle rocce poste nel letto fluviale. Le rocce vengono consumate e sono rese lisce dall'acqua corrente che agisce con l'aiuto dei detriti che essa trasporta. Quindi, prima abbiamo fenomeno erosivo dell'acqua che si muove, che comunque erode le particelle, quindi lo rende più piccoline sempre. Poi, naturalmente, queste particelle si muovono insieme all'acqua, quindi aumentano quella che è l'erosività dell'acqua. Perché veramente sarebbe come un'acqua con all'interno una carta vetrata, tipo, e quindi aumenta quello che è il consumo delle rocce che stanno sempre più a valle. Qui diventa un circolo anche questo vizioso, virtuoso, a seconda di come si può vedere, cioè l'erosione aumenta sempre di più. In alcuni casi è positiva perché ci rende disponibili poi alcune particelle, in alcuni casi è negativa perché ci porta giù anche gli argini a un certo momento, quando la velocità diventa troppa, le particelle sono troppe, va a consumare gli argini e poi abbiamo le inondazioni. Altro fattore della disgregazione fisico-meccanica sono i ghiacciai. Dice che purtroppo avete visto, si stanno sempre più riducendo i ghiacciai, quindi ne abbiamo sempre meno a disposizione. Che però vi dice, a causa del loro lento movimento verso valle, provoca una disgregazione, un modellamento delle rocce sottostanti. Questo fenomeno viene chiamato esarazione. Quindi vedete che i ghiacciai non sono fermi, se ho visto molto bene, c'era un ghiacciaio, mi sembra, in Piemonte, Valle d'Aosta, insomma. Al confine, che si muoveva, che si sta ancora muovendo, quindi si muove verso valle, soprattutto perché ha accelerato il movimento, perché le temperature si sono innalzate e naturalmente si scioglie, quindi sciogliendosi forma uno strato liquido su cui scorre più velocemente. Ma non è che portava verso valle soltanto il ghiaccio, cioè la parte solida dell'acqua, ma portava con sé anche detriti, perché come ho detto, no? Il ghiaccio, cioè l'acqua sotto forma solida, ha una densità minore rispetto all'acqua sotto forma liquida, quindi quando abbiamo questo processo di solidificazione, quest'acqua aumenta di volume e quindi disgrega le rocce e quindi poi le trascina con sé verso valle. Altro fattore è il vento che svolge un'azione abrasiva sulle rocce, chiamata corrosione, grazie alle particelle che esso trasporta, sali, sabbia o ghiaccio, le quali urtando con violenza contro le rocce, asportano a queste particelle dimensioni più o meno grandi e quindi le portano via. Per esempio,
noi nell'edilizia, ma questo è più una roba da geometri, per esempio per ripulire alcune superfici utilizziamo la pratica della sabbiatura, che non è altro che creare un'area compressa con all'interno della sabbia, che è quello lì che quindi ci va a erodere, quindi a pulire una certa superficie. Il concetto è quello. Quindi sbattendo, forte velocità del vento con queste particelle abrasive portano via vari strati, così come le portano per ripulire, possiamo sabbiare qualsiasi superficie, per esempio anche il ferro che ha formato la ruggine. Anche questo, il vento normalmente che si sposta portando particelle di sabbia va a erodere quelle che sono le rocce, è un effetto sabbiatura. Poi questo ve l'ho già detto, l'alternanza di gelo e disgelo, che vi dice causa la disgregazione delle rocce grazie all'aumento di volume dell'acqua che si infiltra nelle fessure, il discorso della densità che si è fatto ora. Naturalmente, durante le stagioni fredde, quando la temperatura scende al di sotto degli 0 gradi, l'acqua solidifica, aumentando così di volume, ed esercita forte pressione sulle pareti delle fessure delle rocce. Questo fenomeno viene chiamato crioclastismo. Poi, l'alternanza di alte e basse temperature. Che causa, vi dice, un'azione simile, anche se meno intensa, rispetto al crioclastismo. La composizione delle rocce non è omogenea ed esso spesso contengono minerali che hanno un diverso coefficiente di dilatazione termica. In particolare, vi dice, i filoni metalliferi si dilatano in misura maggiore sotto l'effetto del calore, favorendo una disgregazione della massa rocciosa. Questo fenomeno viene chiamato termoclastismo. Allora, che succede? È un po' il discorso, no? Che non tutti i materiali si dilatano. Sapete che al variare la temperatura cambiano di volume i nostri materiali, non rimangono sempre lo stesso volume. Quindi, all'aumentare la temperatura aumentano di volume, al diminuire la diminuiscono. Per questo, se avete fatto una qualsiasi strada, autostrada, superstrada, quello che volete, sentite che sui ponti, va bene, ci sono dei giunti di congiunzione. E non li avvertiamo come dei sobbalzi, no? Quando passate sulla macchina sentite che c'è come se fosse uno scalino, qualcosa. Perché vengono fatti questi giunti? Perché naturalmente quando voi fate una strada l'appoggiate, si è visto, no, perdita di suolo su quello che è il terreno. E il terreno si è visto che soffre pochissimo di quelle che sono le variazioni termiche. Addirittura sotto i 40 centimetri si può dire che la temperatura è stabile durante tutto l'anno. Ma un ponte invece non è appoggiato sul terreno, ma anzi è proprio per colmare un vuoto, cioè per non farvi scendere e poi salire, quindi per rendere più veloce e scorrevole la strada, oppure per attraversare un fiume, mica potete noleggiare sempre una barca e farvi trasportare di là, ci siamo, oppure comprare un mezzo anfibio. Di conseguenza si ritrova nel vuoto, quindi si ritrova a contatto con quella che è l'aria, con l'atmosfera e non con il terreno. E quindi lì le variazioni di temperatura ci sono e ci sono e come. Quindi se voi state su un ponte d'agosto ci saranno anche 50 gradi, perché poi c'è anche il calore che assorbe l'asfalto che è molto scuro. Se ci state in inverno, non so, se è vicino a dei rilievi montuosi, può essere anche meno 10, meno 12, quindi variazioni anche nell'ordine 60-65 gradi nell'arco di un anno. Questo fa sì che quindi il volume del materiale da cui è composto vada a modificarsi. E se non ci fossero questi giunti, in estate, cioè, dipende da quando lo progettate. Se l'avete fatto in inverno, quando arriva l'estate vi salterebbe perché aumentando di volume sta più insieme. Se invece lo fate in estate, in inverno vi cadrebbe giù dagli appoggi perché si ritira praticamente. Quindi mettiamo questi giunti proprio perché sia consentita la dilatazione termica del ponte, in modo tale che rimanga sempre ben sospeso, senza cadere, tranne con eccezioni. Non si fa la manutenzione, naturalmente, di cui purtroppo abbiamo avuto anche un esempio col ponte a Genova. Però quello è un altro discorso, che quello è la degradazione del materiale. Stesso discorso avviene nella roccia. Quindi le rocce non sono composte da un solo minerale, quindi questi minerali che sono messi accanto uno all'altro, che vanno a comporre la roccia, hanno coefficienti di dilatazione diversa, quindi uno si dilata di più, uno si dilata di meno. Tutto questo cambiamento di volume porta a una disgregazione della nostra roccia. Quindi da quella disgregazione poi ci porta alla formazione degli ghiai, ciottoli, sassi e così via. Quindi si va a rompere la compattezza di quella che è la roccia madre. Poi, altro fattore è l'alternanza di periodi di inumidimento e di essiccazione, che si verifica in particolare nelle rocce argillose, che aumentano di volume durante i periodi di inumidimento e si riducono di volume durante quelli di essiccazione.
Questo fenomeno, dice, causa delle tensioni interne alla massa rocciosa e contribuisce alla sua disgregazione. Quindi le argille, sapete che in questo momento sono aumentate di volume, sono belle compatte perché è piovuto tanto, quindi si sono espanse al massimo. Va bene, sono naturalmente alla saturazione. Ma durante l'estate, se voi attraversate un terreno argilloso, è frequente, anzi quasi sempre, ci trovate forti fessurazioni, ma anche molto grandi, naturalmente c'entra una mano dentro. Pensate a una piccola fessurazione, perché naturalmente hanno perso acqua per i processi di evapotranspirazione, dipende se c'è anche una coltura, oppure semplicemente di evaporazione. Se non c'è coltura, comunque l'acqua viene persa in periodo in cui non piove, e naturalmente l'acqua si perde e il volume si ritira. Anche questo è un tipo un elastico, quindi aumentare, diminuire, fa sì che si generino degli attriti e si disgreghi la roccia. E poi importantissimo fattore sono le radici delle piante, le quali si infiltrano nelle fessure delle rocce, possono provocare la disgregazione delle masse rocciose. Questo fenomeno, vi dice, è dovuto alle pressioni elevate sulle pareti e le fessure, proprio causate alla crescita primaria in lunghezza delle radici e soprattutto alla crescita secondaria, cioè in spessore. Quindi queste radici, quando entrano, sono molto piccoline, ma poi, proprio per natura, si devono accrescere, quindi si accrescono sia in lunghezza sia in spessore. Quindi aumentano la propria lunghezza perché vanno a penetrare sempre più all'interno, ma aumentano anche lo spessore, quindi praticamente fanno una specie di leva che vanno a disgregare. Naturalmente le prime che si insediano, vedremo, saranno chiamate piante pioniere, che sono le prime che intervengono. Pensate che la prima che arriva sia un leccio su una roccia compatta. All'inizio saranno piante molto piccole che però anche loro, con l'intervento delle loro radici, aumentano quella della disgregazione. Poi, man mano che questa roccia madre si disgrega sempre di più, inizia a formarsi sempre più terreno, avremo sempre un susseguirsi di piante superiori. Se non c'è l'intervento dell'uomo, a un certo punto arriviamo a una condizione che si chiama quella del climax, cioè della stabilità, in cui abbiamo le piante superiori. In quel caso vediamo il leccio, quindi è l'ultimo che arriva. L'altro, invece, era l'altro, diciamo, che interviene nel flusso di disgregazione, che quindi che poi ci porta alla formazione di questi composti minerali solubili, è la decomposizione chimica e biochimica. Andiamo a vedere ora questi fattori di questa disgregazione. Vedete, la prima che va a interferire è sempre l'acqua, quindi l'acqua è sempre protagonista, sia in quella fisico-meccanica che in quella chimica e biochimica. Vedete, essa agisce sia come singolo fattore, sia in concomitanza con altri composti, in particolare ossigeno e anidride carbonica. Come singolo fattore, l'acqua svolge due tipi di azione: un'azione idrolizzante, quindi l'idrolisi, l'idrolisi letteralmente vuol dire scissione attraverso l'acqua, e infatti vi dice dividendo molecole complesse in composti più semplici. Un esempio di questa azione, lenta ma continua, è la trasformazione dei silicati primari in argille. Quindi questi silicati, sotto l'azione di idrolisi dell'acqua, si scindono, diventano molecole più semplici che sono le argille. Già le argille e l'argilla poi potrebbero essere un tipo di terreno, quindi già si comincia a intravedere un qualcosa che non è più roccia madre, ma un substrato su cui le piante possono vivere. Poi abbiamo l'azione idratante, che consiste nell'aggiunta di una molecola d'acqua a un composto e prende il nome, l'avete visto anche in prima e seconda, di idratazione. Questa azione aumenta la solubilità del composto e ne riduce la coesione. L'esempio classico è la trasformazione dell'anidrite, no dell'anidride, mi raccomando, anidrite con la T finale, che sarebbe il solfato di calcio, di cui lì vedete la formula, in gesso, che è come quello con cui si schiva la lavagna, che è sempre un solfato di calcio, ma è bidrato. E se avete visto, ora in classe vostra non c'è il gesso, va bene, però se siete passati una classe con il gesso, avete visto che il gesso non è un composto così duro, è un minerale piuttosto friabile, cioè basta una piccola azione che si può esercitare tranquillamente con una mano per disgregarlo, quindi è molto più tenero, è molto più morbido, molto più, diciamo, degradabile rispetto all'anidrite. L'insieme, invece, dice poi l'acqua, insieme a quella che è l'ossigeno e la CO2, quindi agli altri composti, svolge un'azione di decomposizione e ha un'azione solvente che si svolge insieme al biossido di carbonio. Questo
Questa azione si verifica soprattutto vicino alle rocce calcaree, nelle quali il carbonato di calcio, CaCO3, sale insolubile, viene trasformato in carbonato acido, naturalmente di calcio. Qui manca un pezzo, scrivetelo, perché è carbonato acido di calcio, in cui qui vedete la formula, vedete perché quello che è l'acido che origina questi minerali sarebbe l'H2CO3. Vedete, nel primo caso il CaCO3 si è dissociato completamente e quindi l'idrogeno non lo vedete più nella formula. Invece nel secondo caso si è dissociato parzialmente e vedete sempre un atomo di idrogeno e quelli sono i carbonati acidi o bicarbonati. Naturalmente il secondo, il famoso bicarbonato, che viene utilizzato anche quando avete acidità di stomaco, per esempio, naturalmente lo prendete e mettete in acqua e si scioglie. Quindi il secondo è un composto molto più solubile del primo, che viene considerato o insolubile o poco solubile, cioè ci vogliono anni per solubilizzare delle parti. In questo modo le rocce calcaree subiscono una progressiva decalcificazione. Questo fenomeno, vi dice, se molto intenso, dà luogo alla formazione delle terre rosse, tipo le terre che si trova a Siena, la famosa terra di Siena, il colore terra di Siena, che quindi sono ricche di ferro e alluminio, che rimangono in terreno come residui insolubili. Quindi lì può piovere quanto volete, il colore non è che lo cambia, perché sono insolubili, quindi l'azione dell'acqua lì poi non c'è. Poi ha anche un'azione ossidante, naturalmente dovuta all'ossigeno, che in presenza di elevata umidità, quindi ossigeno più acqua, trasforma gli ossidi a basso numero di ossidazione di alcuni metalli in ossidi a più elevato numero di ossidazione. Un esempio di questo fenomeno è la trasformazione, vedete qui, dell'ossido ferroso, quindi il primo che vedete è il ferro con più 2, se volete segnatevelo sopra, quindi numero di ossidazione più 2, e nell'ossido ferrico, cioè il ferro con numero di ossidazione più 3 e di, vabbè, qui vi dice l'ossido manganoso, va bene, o manganico, secondo me, in permanganato, quindi si passa dal manganese più 4 al manganese più 7, quindi vedete, aumentano sempre questi numeri di ossidazione. Questa trasformazione comporta una notevole riduzione della coesione di minerali che contengono questi metalli e contribuisce a incrementare i fenomeni di disgregazione delle rocce, quindi porta a una modificazione di queste rocce e quindi ne favorisce la disgregazione. Ogni modificazione, quindi fatta dall'acqua, che sia da sola, che sia in concomitanza con la CO2, soprattutto per le rocce calcaree, o con l'ossigeno, naturalmente porta a una modificazione e generalmente a una solubilizzazione di questi composti, quindi vedete, si formano sempre più composti minerali solubili che poi possono essere utilizzati dalle piante e dai microrganismi. Poi, sempre per fattore della decomposizione chimica e biochimica, abbiamo gli agenti biologici, che comprendono specie appartenenti a tutti e cinque regni, che raggruppano gli organismi viventi. I più importanti fattori della decomposizione di origine biologica sono i microrganismi, in particolare i funghi e i batteri. Ma possiamo trovare anche alghe verdi, rosse, muschi e licheni. Molti di questi organismi sono in grado di insediarsi direttamente sulla roccia compatta, svolgendo un'azione di decomposizione biochimica a carico della superficie della roccia stessa. In seguito poi alla morte di questi organismi, si accumula sulla roccia nuda uno strato di terriccio, che permetterà l'insediamento di piante via via sempre più evolute. Come vi dicevo prima, all'inizio abbiamo le piante pioniere, poi c'è tutta un'evoluzione. Prima le felci, poi le conifere e infine le angiosperme. Prima erbacee e poi arboree, avviando così il processo di colonizzazione della roccia stessa. Se siete stati in montagna, vedete molto spesso si trovano i muschi, i licheni sulle rocce. Quello lì è tutto un processo di disgregazione di quella roccia, che poi, oltre a mettere le piccole radichette all'interno, quindi comincia a disgregarla anche in maniera fisica e meccanica, ma poi a un certo punto questi muschi e licheni mica sono eterni, quindi anche loro moriranno, quindi faranno questo strato di sostanza organica su cui si insedieranno piante un pochino superiori e così via, fino ad arrivare all'evoluzione finale. Va bene, invece. Gli organismi che vivono nel terreno, ivi comprese le radici e le piante, contribuiscono attivamente alla pedogenesi, producendo acidi organici e anidride carbonica. Inoltre, molti batteri e diversi funghi sono in grado di ossidare composti a base di ferro, alluminio e manganese. E qui vediamo, vi ripeto un pochino, quello che è il ciclo della pedogenesi. Quindi per ora abbiamo visto il flusso. All'inizio si è visto lo schema e si è visto tutto. Ora abbiamo approfondito quello che era il flusso, quindi disgregazione fisico-meccanica,
disgregazione chimica e biochimica. Ora vediamo il ciclo. Quindi siamo entrati in quella fase in cui inizia a essere ciclica, quindi abbiamo un ritorno di partenza. Quindi siamo arrivati alla formazione dei composti minerali solubili. Si è visto che poi questi composti minerali solubili abbiamo due vie in cui vengono persi, l'erosione e la lisciviazione. Però una parte di questa entra all'interno di questo ciclo, cioè viene utilizzato questi composti minerali solubili da microrganismi e da piante. E quindi sono il punto di partenza, i composti minerali solubili, mi raccomando, sono il punto di partenza di quello che è il flusso della pedogenesi. Infatti dice il punto di partenza di un complesso ciclo di trasformazioni che assicura la nutrizione degli esseri viventi e il continuo riciclo della sostanza organica. Il ciclo della pedogenesi consiste in diverse fasi successive che si ripetono ciclicamente. Quindi di là abbiamo visto che è un flusso, cioè indietro non si torna. Non è che una volta siete arrivati a composti minerali solubili, a un certo punto si ritorna indietro e si ritorna alla roccia madre. No. Una volta il composto minerale solubile, o viene perso per erosione, o viene perso per lisciviazione, o viene utilizzato da piante e microrganismi. Roccia non ritorna. Invece qui, dal punto di partenza, cioè da composti minerali solubili, si può ritornare poi a composti minerali solubili. Quindi abbiamo un ciclo invece che un flusso. Allora, guardiamo, abbiamo l'assorbimento radicale e microbico, che è la prima fase. Quindi questi composti minerali solubili vengono assimilati, assorbiti dalle piante e dai microrganismi che li utilizzano per i propri cicli interni, quindi per il proprio metabolismo. Normalmente, dice, queste trasformazioni avvengono in un terreno maturo. I composti minerali solubili, che costituiscono gli elementi nutritivi essenziali, oltre naturalmente all'acqua e al biossido di carbonio, cioè l'anidride carbonica, che sono i due fattori fondamentali della fotosintesi clorofilliana, per gli organismi autotrofi. Quindi gli organismi autotrofi hanno bisogno di acqua, e quella hanno bisogno tutti gli organismi, CO2, perché attraverso gli stomi la prendono e attivano la fotosintesi, ma hanno bisogno anche dei composti minerali solubili, dell'azoto, il fosforo, il potassio, calcio, magnesio, ferro e tutto quello che volete, perché altrimenti non sono in grado di sopravvivere. Da come vengono presi questi composti minerali solubili? Vengono presi attraverso le radici le piante o direttamente attraverso la membrana cellulare dai microrganismi, quindi questi batteri, i funghi li prendono attraverso la membrana cellulare, i funghi possono prendere dall'efe, insomma, ognuno, poi vedremo andando avanti, poi il prossimo anno in biotecnologie, hanno quello che è il loro sistema di assimilazione. Per ora focalizziamoci sulle piante. Quindi le piante assimilano tramite l'apparato radicale, quindi tramite le radici loro vanno a prendere quest'acqua, insieme a quest'acqua anche questi composti minerali solubili. Acqua e questi elementi minerali compongono quella che chiamiamo la soluzione circolante del terreno. Naturalmente vi dice, abbiamo la decomposizione dei residui organici, quindi la seconda fase importantissima, che viene operata dai microrganismi decompositori, che svolgono una funzione ecologica fondamentale, attaccando i residui vegetali e le spoglie degli animali morti. Questi microrganismi, in particolare batteri e funghi, attuano la trasformazione delle sostanze organiche in humus e o direttamente in composti minerali solubili attraverso due processi. Vedete, abbiamo il processo di umificazione e poi il processo di mineralizzazione. L'umificazione, vi dice, è il processo di formazione dell'humus, complesso di sostanze organiche in via di lenta e continua mineralizzazione. Quindi quest'humus è una specie della banca dei composti minerali. L'humus non può essere assimilato direttamente alle piante. Ricordate, la sostanza organica, queste macromolecolone, non possono essere assimilate dalle piante, ma per essere assimilate devono trasformarsi in composti minerali solubili, che se sono insolubili le piante ne prendono, il sasso non lo prende. Perché l'humus è così importante? Perché vedete, ha una lenta mineralizzazione, perché la pianta, quando noi andiamo a fare una fertilizzazione, dobbiamo stare proprio attenti perché noi distribuiamo grandi quantitativi di elementi, ma la pianta, noi che ne so, andiamo a fertilizzare di una casa il 21 di marzo, cioè ha bisogno di tutto quel quantitativo il 21 di marzo? No, anche perché a marzo la fertilizzazione forse è iniziata da poco, se è riniziata, dipende dalla specie del luogo dove siete, quindi ne ha bisogno nel tempo. E uno dei rischi che noi corriamo quando facciamo le fertilizzazioni è che purtroppo per esigenze economiche, tecniche, possiamo fare un solo passaggio, quindi andiamo a distribuire in una sola volta,
Però gran parte di questo viene perso, perché noi diamo il quantitativo del WhatsApp per tutto l'anno, lo diamo in un momento, ma la pianta non lo prende in tutto quel momento, cioè lo prende in 7-8 mesi seguenti. E quindi in questi 7-8 mesi ci può essere l'erosione superficiale, ci può essere la lividificazione, sì. E quindi questa è una delle problematiche, cioè la perdita di quello che noi siamo andati a mettere. Cioè abbiamo speso e non abbiamo risultati, perché questi composti siamo andati a mettere e vengono persi. Invece l'humus non è disponibile tutto insieme, ma viene mineralizzato molto lentamente, quindi ci rende disponibili questi elementi in maniera lenta e frazionata nel tempo e quindi segue praticamente quelli che sono i fabbisogni della pianta, cioè ce ne dà un po' oggi, ce ne dà un po' domani, un po' domallato durante tutto l'anno. Naturalmente il processo di unificazione non è costante, però aumenta durante la primavera e estate perché aumenta le temperature e i microrganismi del terreno lavorano di più. Quando è che non abbiamo più bisogno per le piante? Proprio in primavera e inizio estate, perché è dove c'è la ripresa vegetativa e dove abbiamo il maggior sviluppo, quindi hanno bisogno di più elementi nutritivi. Quindi è perfetto, così come quando andiamo noi a mettere la sostanza organica, tipo il letame, non è prontamente disponibile, però è ottimo per un terreno, perché oltre a migliorarci la fertilità chimica, ci migliora anche quella fisica e microbiologica. Ma oltre a questo ci cede lentamente gli elementi nutritivi, quindi le perdite sono praticamente azzerate, perché lui a mano lo trasforma e viene assimilato alla pianta e così via. Quindi non pensate che questa lenta mineralizzazione sia un qualcosa di negativo. E infatti vi dice, la cui presenza nel terreno assicura un regolare rifornimento di sostanze nutritive alle piante e agli altri organismi autotrofi. Oltre a questa fondamentale funzione di serbatoio di sostanze nutritive per le piante, l'humus, grazie alle sue proprietà colloidali, contribuisce a mantenere stabile la struttura del terreno ed esercita un notevole potere tampone sul pH, limitandone le variazioni. Quindi, oltre a cedere piano piano gli elementi nutritivi, questo humus ha anche la grande caratteristica di essere una sostanza colloidale. Quindi colloidale a cosa vi fa venire in mente? Vi fa venire in mente la colla. Quindi, proprio per semplificare, queste sostanze colloidali sono quelle che fanno da legante, che tengono insieme il terreno. E noi abbiamo visto che è fondamentale avere particelle coese fra loro e non disgregate, perché se sono coese fra loro, cioè legate una all'altra, vanno molto meno incontro a quelli che sono i fenomeni erosivi. E anche la lisciviazione è molto minore, perché se sono legate fra loro sono meno incoerenti, la capacità di infiltrazione sarà minore rispetto a sassi, alla ghiaia, e di conseguenza anche le sostanze nutritive vengono trasportate di meno verso le profondità del terreno. Di conseguenza, avere un terreno coeso è fondamentale. Infatti, una delle pratiche per migliorare i terreni che non sono coesi è quello proprio di aggiungere sostanza organica, il letame, in modo tale che ci siano queste sostanze colloidali che lo tengono poi insieme. Altra funzione è quella del potere tampone. Come si era già visto l'altra volta, il potere tampone vuol dire che anche se succede un qualcosa, cioè vengono immesse le sostanze con pH estremi, la variazione pH del terreno è minima, però se ha questo effetto tampone, cioè riesce a tamponare quella che è la variazione. Si è visto che le piante non gradiscono grandi variazioni di pH, anzi, vivono sempre, si è detto, a pH piuttosto contenuti tra 6 e 8,5, quindi a pH 2, a pH 13-14 non ci vivono nemmeno a 12. Quindi se succede qualcosa accidentalmente, cioè ci cade qualcosa tipo negli anni 80 le piogge acide, se non ci fosse stato il potere tampone del terreno, tutte le piante sarebbero morte. Buona parte morivano anche, però non siamo andati incontro alla desertificazione perché riuscivano a partire, cioè arrivava un qualcosa che era fortemente acido con la pioggia acida, ma il terreno non si acidificava alla stessa velocità di quello che era il contenuto che ci veniva riversato, e questo garantiva la vita delle piante, perché le variazioni non sono mai troppo gradite, deve rimanere in quel range, che è un range molto piccolo, è di 2,5 punti su 14 dove vivono le piante. Poi l'altro processo è quello di mineralizzazione della sostanza organica, che vedete è il processo di trasformazione delle sostanze organiche in composti minerali solubili, operato da molti microrganismi che vivono nel suolo. Esso può seguire due vie principali: la mineralizzazione diretta e quella indiretta, che poi naturalmente vedremo. Quindi questa mineralizzazione della sostanza organica è fondamentale perché ci rende disponibile, ci rende sotto forma di minerali solubili quella che è la sostanza organica. Naturalmente abbiamo tutta una serie di microrganismi
Quindi a seconda del microrganismo saranno batteri, funghi, alghe, protozoi, a seconda di quello che sono, andranno ad attaccare principalmente alcuni substrati, quindi li degraderanno e a mano si formeranno questi composti minerali solubili. Naturalmente bisogna stare molto attenti, quindi si diceva importante la fertilità chimica, quindi vedere quanti sono gli elementi nutritivi presenti in un terreno, andare a vedere la fisica, perché le sostanze colloidali, la tessitura, la struttura sono tutte fondamentali per i fenomeni di erosione, lisciviazione e così via, quindi vedere se siamo in grado di ospitare una coltura o no, ma anche la fertilità biologica, quindi l'aspetto biologico di un terreno, perché se noi non abbiamo microrganismi o se non abbiamo un ambiente adatto a questi microrganismi, quindi sono in numero bassissimo, non hanno le condizioni per lavorare, quindi soffrono spesso da asfissia radicale questi terreni, quindi vuol dire troppa presenza di acqua, oltre al danno per l'asfissia radicale, abbiamo anche il danno che questi microrganismi non lavorano e di conseguenza non ci mineralizzano la sostanza organica. Non mineralizzare la sostanza organica vuol dire che la sostanza organica rimane lì, non si decompone mai e non decomponendosi non libera questi composti che invece sono quelli utilizzabili alle piante. Quindi le piante magari sono un terreno dove fate l'analisi è ricchissimo di sostanza organica. Però se non c'è il processo e porta alla mineralizzazione, sono tutti composti come intrappolati all'interno di una cassaforte che le piante non sono in grado di prelevare. Quindi è inutile che ci sia, le piante non ci riescono a vivere, perché se non hanno i composti minerali solubili, non riescono a assimilarli, non riescono a prendere con le radici, vedremo con quelli radicali, e di conseguenza non riescono a creare le loro strutture. E quindi o stentano, quindi vedete colture che stentano tantissimo, o addirittura nemmeno riescono a svilupparsi proprio per le problematiche connesse alla mancanza di quella che viene definita non tanto la presenza dei nutrienti, ma quanto la disponibilità dei nutrienti. Quindi un conto, ricordate, quando poi vedremo l'analisi di un terreno, è se la presenza di un certo elemento nutritivo, che magari può essere anche presente, è anche presente in altissime quantità, ma l'altro conto è la disponibilità, cioè a voi come tecnici interessa la disponibilità di un elemento, cioè non sapere se c'è, ma vi interessa sapere se è disponibile per la pianta che volete coltivare, perché altrimenti è come se voi avete fame, ma tutto il mangiare era chiuso in una stanza chiusa a chiave di cui non avete la chiave. Cioè il mangiare c'è all'interno di quella casa, c'è il cibo per alimentarsi, ma è disponibile per voi se non avete la chiave? No. E quindi non riuscite a nutrirvi. Va bene? È uguale per le piante. Ci possono essere, ma se non sono in grado di prenderle, è come se non ci fossero. La prossima volta, cioè domani, andremo a vedere quella che è la classificazione climatica.